In alcuni teatri c'è scritto tutti passano, il teatro resta. Ecco, io credo che la casa della musica rimarrà per tutti. È chiaro che noi vogliamo esserne i protagonisti, ma come dire, abbiamo fatto nascere un figlio che a questo punto è a disposizione veramente della città e di tutti. La Casa della Musica di Arezzo ha spento la sua prima candelina. Era infatti lo scorso 16 dicembre quando CAMU ha aperto alla città il nuovo spazio musicale dedicato alla formazione, alla ricerca, alla produzione e all'ascolto per grandi e piccini. Un anno è importante, ci ha insegnato molte cose. Stare qui ad Arezzo è stata una provocazione meravigliosa a capire e a valutare ancora di più quello che è il nostro patrimonio, il patrimonio di questo paese, la bellezza. Noi dobbiamo nutrirci ed essere orgogliosi di ciò che siamo e di ciò che abbiamo fatto. La scuola ha proposto il meglio di sé e il pubblico aretino è stato straordinario, accogliente, caloroso. Un anno è poco per poter giudicare un progetto, specialmente un progetto che ha alla base sostanzialmente la formazione e quindi si affaccia in un mercato che al momento in cui comincia a lavorare ha già fatto delle scelte, quindi in realtà i buoni risultati si vedranno proprio in quest'anno che sta per cominciare. Nonostante questo, il primo anno è stato un anno veramente provvido di iniziative. La musica che è stata prodotta dalla Scuola di Musica di Fiesole, quindi dalla Casa della Musica di Arezzo, è stata eccezionale, è stata di alto livello e ci ha consentito di iniziare un percorso di crescita non solo sulla formazione quindi, ma anche sulla produzione. Per celebrare l'importante traguardo non poteva che essere organizzata una festa animata dalla musica, ma non sono mancati nemmeno spazi dedicati alla musica con un reading delle composizioni di Patrizia Fazzi tratte dal suo libro Finché ci sarà una nota e quelli dedicati invece alle fiabe con Scendelieve, un progetto per il quale Alda delle Lucche ha tratto il testo Vite d'avventure di Babbo Natale dallo stesso autore del Mago di Oz. E abbiamo radunato per questo evento tutti i ragazzi, tutti i ragazzi iscritti ai nostri corsi, tranne, devo dire, i piccolissimissimissimi che hanno iniziato quest'anno. Per cui questo è il nostro Buon Natale di tutti i sassofoni della Scuola di Musica di Fiesole. Una storia particolare, non è la storia sì di Babbo Natale, ma è un Babbo Natale che potrebbe essere chiamato con qualsiasi nome. Non a caso io ho modificato i nomi della storia facendo un racconto da un libro che parlava della tradizione nordica, ma non ci appartenevano questi nomi. I suoi pensieri e le sue parole erano pacate e gentili, perché le ninfe non sapevano che cosa fosse il male. Babbo Natale è un sogno, è una speranza, esiste dentro di noi. È maschio, è femmina, è un animale, è un sogno e noi cerchiamo di raccontarlo.